C'è di giallo nella vostra vita? Scopritelo E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? con noi. Ha risolto giallo! Buonasera e bentornati a Risolto Giallo da Alessia Sorgato. E benvenuti anche da Niccolò Mazzavillani. Puntata particolare oggi, molto curiosa e molto diversa dal solito, perché oggi con noi non abbiamo un editore, non abbiamo uno scrittore, non abbiamo nemmeno un traduttore, abbiamo un podcaster. È bellissimo. Buonasera, buonasera. Mi chiamo Gabriele Borzillo. Ciao. Allora, Gabriele Borzillo è l'autore di una Vabbè, di un autore fortunatissima. comunque ce l'abbiamo. È un autore, ma di contenuti audio. Di una fortunatissima ormai serie, poi tu ci dirai di quante puntate, che si intitola Spaghetti Thriller. Spaghetti thriller. Come nasce questa idea e di che cosa vi occupate? Spaghetti Thriller nasce circa un anno fa, un po' meno, è luglio, me lo ricordo perché la redazione era vuota. Siamo io, l'editore, che si chiama Gian Giacomo Corno, il gruppo Tribù, di podcast che ci edita, e Stefano D'Argenio, che è la persona che cura gli effetti che voi sentite durante il podcast, quindi dalle musiche ai rumori, eccetera, fa tutto Stefano. E io scrivevo per un sito che diciamo, governato tra virgolette in quell'epoca da Tribù, che parlava di sport. Io faccio radio, la faccio a livello sportivo, scrivo, ma scrivo di sport. E il mio editore mi ha detto: Gian Giacomo, mi ha detto: ma Gabri, ma tu scrivi solo di sport? Io ho detto: no, no, veramente ho fatto anche altre cose per il giornale e gli ho fatto leggere un paio di pezzi. E lui mi ha detto: ma secondo te queste cose le possiamo trasportare nel parlato e farci una serie, magari dei podcast? Proviamo. E da lì è nata questa serie che è cominciata il giorno di Halloween. Quindi Un vogliamo giorno non provare, scelto a non scelto caso. a caso. Vogliamo provare a sentire qualche cosa? Direi di sì. Se la regia ci aiuta, mandiamo in onda qualcosa. Tutto in ordine, abbiamo detto. Tutto, fatta eccezione per un quadro rimosso dopo l'omicidio e appoggiato sul pavimento senza il minimo danno. Forse l'assassino, dopo la follia omicida, ha provato a cercare la cassaforte e evidentemente sapeva della sua esistenza, senza però conoscerne l'ubicazione, ma, una volta trovata, non ha nemmeno provato ad aprirla. Per quale motivo? E perché porta via la borsetta grigio perla di Tilde con le chiavi, i documenti, il libretto degli assegni, salvo abbandonarla a poche centinaia di metri, in un cestino della spazzatura tra via San Marco e via della Moscova? Ritrovata da un netturbino alle 14:50 di quello stesso venerdì. Insomma, la pista della rapina sembra fasulla, messa lì per sviare le indagini. Un vero e proprio giallo, quasi partorito dalla penna della regina Agatha Christie. Gli inquirenti cercano, attraverso gli indizi, di ricostruire esattamente gli ultimi minuti di vita della Fossati. Alle 12:55 Tilde sta parlando al telefono, dopodiché qualcuno suona il campanello. Lei apre. Sorridente, fa entrare l'assassino o assassina, offre da bere senza la minima esitazione. I due parlano, seduti al tavolino sorseggiano lo strega, poi, dal nulla, il raptus. Improvviso e irrefrenabile. La vittima volta le spalle al suo carnefice. Il killer prende la pesante bottiglia precedentemente addocchiata e colpisce Tilde in pieno volto, fracassandole il cranio, da tanta è la violenza adoperata. Lei si accascia sul pavimento. L'assassino va in cucina, prende un coltello, torna in salotto, si china sulla vittima ormai agonizzante e la finisce, trafiggendola al torace e all'addome. Poi si allontana, lasciando il sangue della donna sul pavimento e sul soffitto. Va a lavarsi le mani. Lo sappiamo perché il lavandino della cucina è sporco di sangue. Esce e sparisce nel nulla. Siamo ancora qua. Questa è una storia inquietante. Io ho scelto Quello si era tre episodi. capito. Guarda, in questi 35 che abbiamo fatto fino a oggi non ce n'è una che non è inquietante, perché tu non ti rendi conto di come sia possibile che in corso di Porta Nuova, un venerdì a Milano, a mezzogiorno e mezza, l'una, quattro
qualcuno possa entrare in una casa blindata come quella di questa signora, che ha tutta una storia particolare, ucciderla, uscire oggettivamente sporco di sangue, perché i vestiti devono essere sporchi di sangue. Quando tu ammazzi con quella violenza, ti sporchi, senza che nessuno veda niente. Parliamo di Corso di Porta Nuova, 300 metri dalla questura di Fatebene Fratelli, pieno centro di Milano. Tilde è una donna di 88 anni, che insegna pianoforte, vedova. Lei vive in questa casa barricata, con addirittura le tapparelle chiuse, se le era fatte abbassare e barricare perché qualcuno le aveva rubato dei soldi nei tempi precedenti. Porta blindata, doppia porta come nelle vecchie case di Milano, no? Una porta, la seconda. In quella casa entravano in 4 o 5. Lei apre quella porta, fa entrare la persona. La persona si siede, fuma, ci sono due mozziconi di sigaretta di una marca nota, che è nota ancora oggi, probabilmente la più nota in assoluto, offre addirittura un bicchiere di liquore, Strega, si può dire. Lo tanto. Strega. Lo Strega, che è per il paese di mio padre, quindi volentieri. Eppure non sono riusciti a capire chi fosse. Lei non fa entrare nessuno in casa. Ripeto, guarda, è una roba inquietante. E ancora oggi è un caso. Ancora oggi è un caso senza un colpevole. Perché se abbiamo capito bene, i vostri podcast hanno questa caratteristica comune di essere casi tuttora irrisolti. Il vostro podcast. Ma in realtà c'è Noemi la. Sì, Noemi la Zago, che è la seconda voce che avete sentito adesso. Ciao, abbiamo Noemi. Cominciato in tre con, anche con Monica Fazzini, che poi però ha smesso, insomma. Siamo io, Noemi e Stefano. Avete scelto appositamente i casi irrisolti o è venuto da sé? Perché vi siete resi conto che sono più gli irrisolti dei risolti in Italia. Sì, a parte una il risolto giallo, ecco come chiamiamo la puntata di oggi. Devo dirti che c'è una media spaventosa di omicidi irrisolti. Siamo intorno al 40%, è tantissimo. Miseria. Oggi la tecnologia che c'è, insomma, aiuterebbe sicuramente. Oggi il DNA sarebbe stato estratto da quei mozziconi, sicuramente oggi avrebbero trovato chi è, ma qui eravamo nell'88 e la genetica era proprio applicata a quella che è la legge e le indagini, era proprio all'inizio e non c'è stata l'opportunità. E come questo tanti altri casi dove è un dato di fatto, probabilmente oggi sapremmo chi è, allora non si sapeva. Oggi diciamo che la percentuale di omicidi risolti è aumentata, ma grazie sicuramente al progresso tecnologico, alle nuove alla scienza. E assolutamente, che allora era. Infatti qui è venuto uno scrittore tempo fa che ci ha detto che lui ambienta nel passato, perché solo così riesce a rendere vivace l'indagine e creare un po' la suspense, il contributo testimoniale qua adesso ormai con le nuove tecnologie tra videocamere, ormai DNA, la qualunque, cioè ormai c'è la qualunque, per fortuna, diciamo, in anche casa tracce digitali, magari sai, ricerche, cose. Al giorno d'oggi io vi ho portato tre episodi che riguardano donne, è un caso. Nel senso che anche uomini vengono uccisi, noi ne raccontiamo un po', senza che si trovi un colpevole. Donne a Milano o comunque milanesi. Però noi preferiamo chiacchierare un po' con te adesso. Così mandiamo i nostri risoltisti gialli ad ascoltare gli spaghetti thriller. Come no, vero, con grande Nicolò? Sì, sì, sì. Abbiamo la fortuna di avere con noi Gabriele. No, infatti io volevo chiedere a Gabriele, sono tutti episodi ambientati, casi ambientati nel passato? Sì, il più giovane, direi in ordine temporale, quello più vicino a noi, penso sia del 2008, ma è un caso strano di una donna, di una giovane donna qui a Milano, anche lei uccisa ai giardinetti del Gallaratese a mezzogiorno e mezza, mentre sta mangiando un panino, viene accoltellata e lasciata lì sulla panchina. Mai preso. E ha richiesto molto lavoro di ricerca, trovare tutte le informazioni. Sì, devo dirti che è complicato perché in alcuni casi sono stati anche fatti trasmissioni televisive da personaggi illustri, certo.
Lucarelli, Augias, cioè si possono fare i nomi di, insomma, di gente che ha fatto trasmissioni che hanno fatto la storia del giallo e anche dei canali Rai all'epoca. Quindi non puoi ripeterti, ma allo stesso modo devi anche andare nelle famose emeroteche, devi andare a cercare i vecchi giornali perché devi vedere i titoli dell'epoca, devi confrontare come era risolto una volta l'articolo, come era tracciata, successo questo, e poi magari i grandi giornali spesso riprendono omicidi di 15, 20 anni, 30 anni prima, riraccontandoli e fornendo a 360 gradi un'immagine diversa da quella che si ha all'inizio, soprattutto 35 anni fa o 30 anni fa. Certo. Io ho da farti due domande di stampo un po' più giudiziario, tu sai che io ho un mestiere principale che è quello di avvocato. Mi domandavo quanti, ma non dirmi il numero preciso, così in percentuale spannometrica, quanti di questi casi sono stati completamente irrisolti, nel senso che non si è mai arrivati neppure a indagare qualcuno, e quanti invece sono quelli a cui è seguita o un proscioglimento o un'assoluzione? Quindi questa è la prima domanda. E se ci sono casi fra quelli già trattati o di quelli che avete impredicato che, chiusi nel passato, con l'evolversi delle tecnologie investigative, possono o sono stati riaperti? Parto dalla seconda, sì. Ce ne sono almeno 4-5 che verranno riaperti o sono già stati riaperti. Il primario di Modena, ad esempio, ucciso anche lui nel 90, intorno agli anni 90, adesso viene riaperta quell'indagine, ma come quella almeno altri 4-5 di quelli che abbiamo raccontato. Ci sono tra i podcast che abbiamo raccontato due nello specifico: Francesca Linovi a Bologna, il DAMS, famoso omicidio, certo, del DAMS, e il Conte delle Lanze a Venezia 1971, dove esistono dei colpevoli. In un caso il colpevole ha scontato 18 anni, nel caso di Francesca Linovi ha scontato 18 anni di carcere. Noi l'abbiamo raccontato perché lui si continua a professare innocente, nonostante abbia ormai scontato la pena. E oggettivamente, riguardando e rileggendo e riascoltando, ci sono tanti particolari che ti fanno domandare: ma davvero era lui? E quindi lo abbiamo raccontato. Così come abbiamo raccontato quello del Conte delle Lanze a Venezia, anche lì colpevole, però contumace, perché lui prende l'aereo quella sera, questa persona, va in Inghilterra, e da lì doveva andare in America a sposarsi. Da Londra di lui non si sa più niente, zero, scomparso nel nulla ancora oggi, non si sa che fine abbia quindi fatto. Questo non è un omicidio, però lui è stato giudicato. Lui è stato giudicato colpevole della morte del conte, anche se pure lì c'erano tutta una serie di tracce. Ma il corpo che non si è trovato? No. Poi lui va via. Lui è l'autore del reato. È l'autore del reato. Ha fatto il latitante. E poi è scomparso completamente. Quindi è dal 1971 che di lui non si sa più niente. Sarà uno di quelli che si cambiano i connotati, che si sottopongono a quelle chirurgie. Che ha fatto operazioni chirurgia plastica. Sì, che non somiglia più a quello che era prima. Può essere. Era 71. Chissà che tecniche c'aveva. Non lo so. Però in Sud America è tanto che... Ma può essere, guarda, la cosa strana, io... rileggendo delle domande me le sono fatte, oggettivamente nei film dove tu fai la giuria e c'è il minimo ecco, lì delle domande me le farei tante, me le sarei fatte tante di domande. Però lui viene giudicato colpevole. La cosa strana è che loro vanno a Londra tutti e due, passano 3 giorni a Londra in 3 alberghi diversi, quindi una notte in uno, una notte in un altro, una notte in un altro. In uno di questi alberghi viene ritrovata una pagina del Corriere della Sera con l'omicidio del conte ritrovato. Lei parte per gli Stati Uniti, con cui dove lui doveva andare insieme a lei per sposarsi, lui non parte e non si sa più niente. Tutta una storia stranissima questa qua.
E dopo questa storia vogliamo far sentire un altro. Vabbè, io... D'accordo, regia, adesso ci terrorizziamo un'altra volta. Ci diamo il colpo di grazia. Ok, regia, uccidici. Paola e Cristina si offrono di accompagnarla. Gabriella declina, dice che prenderà la corriera o, mal che vada, farà l'autostop. Le donne restano perplesse, è una battuta lontana anni luce dal modo di essere della Bisi, che è donna ordinata, molto metodica, attenta a se stessa e alle compagnie che frequenta, poco incline a dare confidenza a chi non conosce bene. Perciò solo l'idea che Gabriella possa salire sulla macchina di un estraneo la trovano quantomeno bizzarra, se non stravagante. Poi la Bisi esce e si dirige verso la fermata del bus, dove giunge di lì a poco. Il particolare viene rivelato da due testimoni, due turisti ai quali domanda un passaggio, ma loro sono diretti verso Chiavari, dalla parte opposta rispetto a Rapal. Così non se ne fa nulla, si salutano e da questo punto in avanti entriamo in un mistero senza alcuna spiegazione logica. È evidente che Gabriella ha perso il pullman, ma nessuno tra gli autisti dei bus che seguiranno si ricorda di lei, che pure non passava per nulla inosservata, anzi. Ma alla fine, in un modo o nell'altro, la Bisi a casa ci arriva. Lo conferma uno scontrino di quella domenica pomeriggio, che dimostra l'acquisto di un pacchetto di biscotti, oltre ad altri generi alimentari da tenere in dispensa. Intorno alle 22, il gruppo di amici di Gabriella, preoccupati dal ritardo, la donna è sempre puntuale e per abitudine avverte in caso di cambio di programma o ritardo sostenuto, cercano di chiamarla a casa ripetutamente. Non c'è internet, non ci sono i cellulari, gli SMS, WhatsApp, Telegram, nulla di nulla. C'è un telefono fisso che suona. Disperatamente. A vuoto. Quando i resti della donna vengono portati alla luce, la polizia si precipita immediatamente in via dei Pini, al numero 8, e seppur in apparenza tutto sembra ordinato, in realtà di ordinato c'è poco. In primo luogo la porta di casa, che è chiusa, ma non ha chiave. Come quando, per esempio, qualcuno ti citofona e scendi per un saluto veloce, o ti sei scordato qualcosa in macchina e vai a prenderlo. Gabriella sicuramente scende, ma non risalirà mai più. Questa è la storia di Gabriella Bisi, qui siamo nell'88. Gabriella Bisi è una donna della Milano borghese, sta bene, è una donna molto bella, vedova, perché il marito è giovane lei, ma il marito è morto poco tempo dopo che sono sposati in un incidente. Lei ha questa casa a Rapallo dove, avrebbe detto mio padre, si arricrea, quindi dove va a stare bene, dove si rilassa e si riposa. E Rapallo e la riviera Ligure, quella parte di Liguria, la riviera di Levante, è un pochino la sua seconda casa. Conosce tanta gente, è una donna estremamente gradevole, ti ho detto che è proprio bella perché è bella lei esteticamente, si nota perché ha i capelli tinti di rosso mogano. Quindi, però tutto questo suo essere accondiscendente, divertente, simpatica, in realtà non racconta la sua personalità, che è una personalità molto chiusa. Tu per entrare nel mondo di Gabriella devi fare delle strade impervie. E quindi Gabriella non sarebbe mai salita sulla macchina di uno sconosciuto, perché la prima ipotesi che è stata fatta è un pazzo l'ha caricata e l'ha uccisa. La realtà è che non può essere andata così, perché Gabriella non sarebbe mai salita in macchina. E ci sono tante di quelle cose strane anche in questa storia. Lo scontrino. Gabriella arriva a casa. Arriva a casa nonostante non prenda il pullman, perché nessuno degli autisti la riconosce, sale in casa, scende lasciando aperta la porta, cioè socchiudendola come facciamo noi, se viene un nostro amico a portarci una cosa, non è che io chiudo a chiave, scendo, prendo e torno a casa. E allora, se qualcuno la convince ad andare via, perché non sale a chiudere? E ancora, lei viene trovata, Gabriella viene strangolata con gli slip del suo costume, che è lo stesso che indossa quel giorno, ma lei va a casa per cambiarsi, perché la sera deve andare a cena. Viene uccisa con una sorta di garrotta, quindi con questo ramo di robinia insieme allo slip,
e lo slip viene levato consensualmente, non c'è traccia di violenza sulla donna, nessuno la forza o le strappa gli slip del costume. È una storia assurda. Io volevo fare due domande. La prima è se raccontare tutte queste storie ha aiutato in un certo modo a capire, magari qualora ci fossero stati ovviamente, dove magari la polizia ha sbagliato, dove le forze dell'ordine magari in quel punto avrebbero dovuto fare qualcosa di più, e magari riascoltando questi episodi può aiutare a capire dove bisogna migliorare. Ma ti dico la verità, secondo me ci sono state indagini che sono state sbagliate, ma sono state sbagliate perché l'epoca... Quindi è una cosa diversa, legata più all'epoca in cui sono... Probabilmente sì. Oggi, io ti dico la verità, secondo me, come dicevo prima ad Alessia, alcuni di questi l'avrebbero risolti in un attimo con ogni probabilità. All'epoca non c'era niente. Ritardo, ti chiamo. Senti, guarda che... Però, io me lo ricordo perché ero un ragazzino, all'epoca se tardavi dovevi trovare il telefono a gettoni per chiamare la famiglia. Guarda mamma che arrivo più tardi, perché sennò uno si preoccupava. Certo, no? Era un altro cabina. Mondo. E oggettivamente credo che in qualche caso sì, sia stata... Non ti dico, non è bello dire, facciamo così, ci sono stati degli errori, sì, qualche errore è stato sicuramente fatto. E l'altra domanda era legata all'utenza, cioè chi ascolta il vostro podcast, quali sono le reazioni? C'è stato magari anche qualcuno che attraverso queste storie ha magari colto l'occasione per raccontare un fatto? No, guarda, questo non ci è mai capitato. Ti devo dire che l'utenza fondamentalmente è fatta da persone adulte, ovviamente. Credo più vicine agli ANTA, o dai 30-35 in su. Forse per quelli più giovani potrebbe essere interessante, perché in alcune situazioni scoprono un mondo che non conoscono. Perché... So, io prendo esempio mio nipote grande che ha 22 anni, lui è nato con internet, quindi per mio nipote non esiste un mondo dove non c'è internet, certo. Non esiste un mondo senza il telefonino, certo. Invece no, c'era. C'era un mondo che viveva così. Può essere quindi a livello di comprensione, per cercare di capire dove vivevamo noi, eppure siamo riusciti a campare, siamo qua, quindi. Certo. Che mondo era, e soprattutto chi ha oltre i 35 si ricorda, 35-40, con ogni probabilità è più facile che entri in quel periodo e in quel momento. E che si ricordi anche alcuni di questi casi, sì, perché ne sentimmo parlare all'epoca, poi nelle case degli italiani giravano sempre le stesse riviste, no? Avevamo Gente, avevamo Oggi, avevamo Cronaca Nera. Certo. Anche soltanto andare dal parrucchiere, non c'era la scelta che c'è adesso, no. Erano più o meno queste le letture. Io, prima di lasciarti questo piccolo spazio autogestito, che è il finale sempre, il commiato ai nostri ascoltatori, vorrei approfittare di questo momento e della tua presenza per dirvi che io ho ascoltato molti dei podcast che sono raccolti sotto la comune dicitura di Spaghetti Thriller, e nonostante la mia dimestichezza con il crimine sia quotidiana, perché tra la professione e Risolto Giallo più o meno si entra e si esce dalla realtà alla fantasia, credo di potervi indicare questa trasmissione anche per un'altra motivazione. Io trovo che abbia una componente formativa e informativa estremamente sottile, perché uno dei massimi comuni denominatori di questa trasmissione è che tutte le vittime che loro rappresentano e ricordano
hanno incontrato il proprio assassino nel brevissimo volgere di uno spazio temporale limitatissimo, spesso in luoghi sicuri o considerati tali, come la casa, la strada per casa. E quindi, se darà anche a voi questo senso di allarme ascoltare questi podcast, fatene tesoro, perché è vero che tutti noi abbiamo diritto di vivere la vita come vogliamo, di vestirci come ci pare, di frequentare chi vogliamo, di comportarci in maniera libera. Però è altrettanto vero che abbiamo il sacrosanto dovere di proteggerci. E tra questi c'è anche il tentativo che ciascuno di noi farà come gli viene meglio di tutelarsi, autotutelarsi, perché nessuno di noi è invincibile e nessuno di noi è mai completamente protetto. Detto questo, Gabriele, come vuoi salutare io, i nostri risoltisti? Intanto colgo l'occasione un secondo, quello che hai detto tu. Io facendo questo podcast, leggendo, seguendo le trasmissioni vecchie, informandomi, mi sono reso conto come davvero la vita sia appesa al nulla. Quindi la storia più clamorosa è quella di Simonetta Ferrero, del delitto della cattolica, una ragazza che era nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma come lei la maggior parte delle vittime di omicidi di questo genere erano persone nel posto sbagliato, al momento sbagliato, che hanno incontrato qualcuno di sbagliato. E quindi davvero, insomma, ecco, quello che tu hai detto mi trovo perfettamente d'accordo. Io vi invito ad ascoltarli, perché Spaghetti credo sia un modo di leggere il crime italiano ben fatto, ben confezionato, grazie alla voce di Noemi, grazie anche a Monica, come ti dicevo, che c'era prima, ma grazie alla voce di Noemi, grazie a Stefano D'Argenio che mette le musiche, quindi se voi lo ascoltate ci saranno delle musiche che salgono, scendono, i rumori che accompagnano, quindi vi sembrerà quasi di entrare, e ovviamente grazie a Tribù, al gruppo Tribù, al gruppo di podcast che ci edita, quindi Gian Giacomo, Corno e tutti quanti loro. Ascoltatelo. Poi ci fate sapere. Poi ci fate sapere. Esatto. Ci sarà anche Spaghetti 2, ve lo posso dire. Ecco. E allora, da Irrisolto Giallo, da Alessia Sorgato. E da Niccolò Mazzavillani. E da Gabriele Borzillo per questa sera. Grazie a tutti e a presto. Buona serata. Ciao. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A Risolto Giallo.